Sonic mi ha distrutto il drone! A me piaceva tantissimo il mio drone. Infatti ci ho fatto un sacco di video. Lo mettevo in carica. State lontani da Sonic, mi raccomando, è importantissimo, perché è pericolosissimo. Sono così triste anche perché ho pagato 5.000 euro quel drone e adesso devo ricomprarlo. E per fortuna almeno non è morto nessuno, per ora. E questo mi spaventa, perché se Sonic mi ha distrutto il drone, vuol dire che può farmi male, e non solo a me. A tutti quelli che mi circondano, non posso permetterlo. Sonic, questa è una sfida tra me e te. Non ti lascerò vincere, fosse l'ultima cosa che faccio. Quindi ragazzi, adesso basta piangere. Noi vinceremo contro Sonic. E adesso vi spiego com'è andata. Ma prima vi voglio spiegare perché è così pericoloso. Immaginatevi una città illuminata solo dalle luci tremolanti dei lampioni. Una notte senza luna, in cui l'oscurità sembra avere vita propria. Questo luogo una volta era vivace, pieno di gioia. Ora invece è trasformato in un labirinto di strade ed edifici in rovina. Le persone che vivevano lì sono sparite e nessuno sa dove sono andate. E il responsabile di tutto questo è Shin Sonic, ragazzi. È una versione oscura e distorta del classico eroe. Non era il Sonic che tutti conoscevano. Infatti, Shin Sonic era diverso. I suoi occhi, un tempo pieni di vita e determinazione, erano ora vuoti e rossi, come due rubini infuocati. La sua pelle, una volta di un blu brillante, era poi diventata nera, come l'ombra. Una strana energia che sembrava scaturire da ogni poro della sua pelle. Gli abitanti di questa città iniziarono a sentire strani rumori durante la notte, un ronzio crescente raccontando storie di un essere che si muoveva alla velocità della luce, ma che non portava salvezza, bensì distruzione, proprio quella che ha fatto con il mio drone, ed era grandissimo, ragazzi. Una notte un abitante di quella città decise di scoprire la verità. Aveva solo una torcia in mano, cioè sto qua, impazzito, andava con una torcia in mano pensando di trovare Shin Sonic, ed effettivamente l'ha trovato, ragazzi. Però diciamo che non ci fai molto con una torcia. Camminava lentamente, ogni passo rimbombava per le strade deserte, perché non c'era nessuno lì. Sentiva il suo cuore battere forte nel petto, ma non si fermò. Voleva vedere con i suoi occhi io cosa stava terrorizzando la città. All'improvviso gli apparve Shin Sonic. Il giovane cercò di parlare, ma le parole gli morirono. Non riuscì più a dire niente. Sentì un freddo glaciale attraversargli il corpo, mentre gli occhi di Shin Sonic si posavano su di lui. Perché lo fai? Riuscì a sussurrare il ragazzo, cercando di dominare la paura. Shin Sonic non rispose con parole. Invece si mosse così velocemente che il giovane non riuscì nemmeno a vedere quando lo colpì. Il colpo, oltre che fisico, fu mentale. Tutti i ricordi del ragazzo, le sue speranze, i suoi sogni furono risucchiati in un vortice di oscurità. Non rimase nulla di lui, solo un corpo vuoto, un guscio senza anima. Forse è per questo che ho avuto questa reazione all'inizio. Forse è per questo che ho pianto. Dopotutto, se ci penso, è solo un drone. Shin Sonic non era semplicemente pericoloso perché poteva correre veloce o perché era forte. Era pericoloso perché rubava l'essenza stessa delle persone, lasciando dietro di sé solo il vuoto. E più anime assorbiva, più diventava potente. E ora avete capito chi diavolo è questo Shin Sonic e perché è così dannatamente pericoloso, ragazzi. Forse a me non ha colpito al 100%, anche perché ha colpito soprattutto il drone. Adesso vi faccio vedere. Andate anche a vedere questo video che ho pubblicato su un nuovo canale che si chiama Dunis Extra, che vi lascio il link in descrizione nei commenti. Ragazzi, io qua reagirò al video che ho girato mentre ero fuori con il drone. Eccolo qua. Allora, io qua stavo volando in giro. Cioè, non io, ovviamente, il drone. Per fortuna, se no avrebbe distrutto me. Quindi, qua ci sono delle persone, come vedete. Avevo trovato effettivamente queste persone. E sembrano che si stavano quasi guardando in giro. Quindi non vorrei che o hanno sentito il drone oppure hanno sentito Sonic.
E in quel caso sarebbe pericoloso veramente tanto, eh. Sarebbe veramente pericoloso. Qua c'è una persona con dei cani. Cercando di zoomare per vedere meglio. È difficile, eh. E qua stavo iniziando a volare più in alto. Qui, qua vicino, avevo trovato, mi pare, una casa, no? E allora, vediamo un attimo se si muove questo drone, perché mi sembra un attimo sminchiaccio. Eccomi, sono lì sotto, mi vedete? C'ho la maglietta bianca. Eccolo là, la casa è quella a sinistra. Sì, praticamente scendendo sotto. Scendi, ok. Allora, lì, andando sempre più di qua, io avevo trovato... È una casa in rovina, prima di tutto. Ma a me sembrava di aver sentito un rumore mentre ero lì, ragazzi. Cioè, mentre stavo registrando col drone, purtroppo ovviamente non c'ha l'audio il drone, no? Però mentre stavo registrando con il drone, sentivo effettivamente questa casa che aveva fatto uno strano rumore. Ho pensato che fosse tipo il venticello, no? Che creasse corrente. Però, boh, magari, non so, ditemi ovviamente se vedete qualcosa nel video, qualsiasi cosa. Qui praticamente, insomma, ci sono un po' di cose disegnate sul muro. E qua c'è un buco all'interno dove io volevo entrare con il drone. Ma poi ho pensato, se ci sono per caso, non so, dei barboni o qualcosa del genere, avevo troppa paura, perché sennò poi avrei dovuto andare a prendere il drone e il barbone mi avrebbe picchiato, magari. Quindi non volevo. Ma non è solo questo il problema. Il problema è che poi dopo il drone mi è stato distrutto da Sonic. Quindi non ho risolto comunque un cacchio. Potevo alla fine entrare e vedere un attimo che cacchio ci fosse. Al massimo trovavo niente. Qua siamo sopra la casa. E qui c'è un'altra parte della casa dove io scendevo sempre di più. Sempre di più. Ok. Lì sotto che cacchio è quella roba, ragazzi? Cioè, io avevo trovato quella cosa, ma perché? Cioè, chi è che ha lasciato questa casa così vuota, senza nessuno, dimenticata? Perché secondo me qua tutti i mostri possono entrarci, ragazzi. Tutti i mostri che vi possiate immaginare. Sonic, secondo me potrebbe vivere in una di queste case. Ecco, qua poi avevo fatto un taglio e si trovava praticamente questa cosa qua. Peraltro io avevo stra paura che mi esplodesse, tipo, perché infatti se andavo col drone, pensavo io stupidamente, magari, non so, mi esplode davanti, cioè, e poi uccide, tipo, non solo me, ma tipo... al drone che tutti, magari anche Sonic, allora sarebbe stato cioè giusto, no, sto scherzando ovviamente, però madonna quanto fastidio mi dà il fatto che ancora adesso io ho perso il drone, ragazzi. Guardate, mi metto a piangere, quindi smetto di pensarci. Quindi però qua davanti io avevo trovato, cioè nel senso, volevo entrare di nuovo col drone. E qui guardate, cioè si vede un pochino all'interno. E quindi, niente, non mi si vede più niente. Questo monitor lo devo cambiare però, dannazione, non si vede! Ok, ha ripreso. Boh, cioè mi faceva vedere tutto glitchato. Non si vede però, dannazione, stupido schermo. Che pizza. Ok, e qua, qua avevo fatto un taglio. Perché ero andato fino praticamente alle montagne con sto drone. Ragazzi, ovviamente con i droni si può andare, perché poi si connettono al GPS, si può andare... lontanissimo, bellissimo. Anche perché poi costano tanto, appunto, soprattutto per quello che piangevo all'inizio del video, dannazione. Qui ho detto, ah, magari questa è una caverna, sarebbe stato bellissimo. Invece non era una caverna. Qui intorno, secondo me, io a volte sentivo delle voci da distante. Non delle voci, dei suoni da distante. E quindi dirigevo il drone verso i suoni che sentivo. Quindi io qua, se vedete qualcosa, fatemi sapere. Io non riesco a vedere assolutamente niente. Ma io vi ricordo sempre, se volete, se vedete qualcosa voi che io non vedo, fatemi sapere, ragazzi. Fatemi sapere, perché non mi sembra... Ah, peraltro, quelle case lì, ragazzi, porca vacca. Ma cioè, lì che cacchio c'è? Cioè, sono forse case normali? O forse sono la casa di Sonic, chissà. Io di certo non lo so. Qua c'è una strada. Sarebbe veramente terribile se si incontrasse Sonic su questa strada. Secondo me comunque qua ci viaggia lui, perché è già stato avvistato diverse volte. Anche la scorsa volta l'avevamo visto vicino nei pressi. Perché qua c'è un fiume vicino comunque, in questo posto, E qua fra poco sta per arrivare. Mamma, che brutto. Che brutto, ragazzi. Sta per arrivare il misfatto. Sta per arrivare la parte più brutta che possiate immaginare. Io che mi devo ricomprare il drone, porca vacca. Cioè, allora, è bello perché ho registrato Sonic, ok? Questo mi fa piacere. La cosa brutta però è ovviamente che il drone si è distrutto.
Quindi qua mi giro un attimo, ok, e vado da questa parte qua. Perché l'ho fatto? Perché dannazione l'ho fatto? Perché l'ho fatto? E niente, mi avvicino alla montagna. Io potevo starmene indietro almeno. Magari arrivava Sonic comunque e l'avrei registrato senza che mi distruggesse il drone. Guardate, guardate, guardate! Che suoni fa? Poi alla fine ogni volta fa dei suoni stranissimi. Non so, ragazzi. Cioè, allora, ho incontrato Sonic, va bene? È bellissimo questa cosa, perché che l'ho registrato. Però devo riprendere il drone che costa un sacco. Però vabbè, ovviamente lo facciamo e continuiamo le ricerche di Shin Sonic, ragazzi. Perché a sto punto io voglio capire che diavolo è questo mistero. E soprattutto questa volta devo stare attento al 100%, ragazzi. Al 100% non mi devo far beccare da Sonic, non mi devo far né distruggere il drone prossimo che comprerò e nemmeno farmi uccidere, magari sarebbe la cosa migliore, cioè evitiamo queste due cose. E poi soprattutto speriamo che qualcuno risolva questa faccenda, perché io non so che cacchio fare, cioè come faccio a sconfiggere Sonic? Accidenti, non c'è qualcuno che se ne occupa? Non so, i tizi anti-Sonic magari. Andate anche a vedere questo video che ho pubblicato su un nuovo canale che si chiama Dunis Extra, che vi lascio il link in descrizione nei commenti. Comunque potete vedere il titolo. Andate a vederlo.